Buonasera, 19 febbraio 2015. Stasera andiamo ad iniziare, siamo quasi puntuali, le 21 più o meno. Stiamo iniziando questa puntata di Stasera Con. State con noi, sono tantissimi gli argomenti, tanti ospiti. Parleremo del Consiglio Comunale di Caltagirone che si è celebrato ieri sera, parleremo anche del dimensionamento scolastico che è stato deliberato dalla Regione martedì scorso. Parleremo del punto di vista con il dottor Giuseppe Internullo, quindi ancora siamo entrati nel periodo quaresimale, per cui iniziamo un appuntamento settimanale di riflessione dell'anima, se voglio dirlo, stavo dicendo religiosa anche, però ecco, io credo che bisogna coniugare oggi il credo con il proprio credo, con il contesto sociale in cui viviamo. D'altra parte il credo, le religioni, diciamo, vanno sempre contestualizzate nei momenti che si vivono. Allora, da stasera, per tutto il periodo quaresimale, ci sarà la gradita presenza, e lo ringraziamo già in apertura di questo, di padre Nuccio Caniglia, che ci accompagnerà in questo percorso quaresimale per arrivare praticamente alla settimana di Pasqua. Poi avremo l'onorevole Gino Ioppolo che ci dice le ultime per quanto riguarda la regione siciliana, le polemiche sulla sanità ormai l'hanno fatta da padrone, è stato conclamato che praticamente la sanità siciliana, è stato conclamato ieri dal ministro Lorenzin, ieri al Question Time alla Camera dei Deputati, il ministro della Sanità ha sancito che in Sicilia, ecco, siamo molto indietro rispetto ai parametri delle altre regioni d'Italia, dove è paventata l'idea dello stesso ministro di commissariare la sanità siciliana. Abbiamo sentito anche l'intervento dell'assessore Borsellino ieri all'assemblea di Sala d'Ercole e vedremo un po' l'onorevole Ioppolo cosa ci racconterà, avendo vissuto da protagonista anche questo intervento. Stasera apriamo occupandoci di scuola. Qualche settimana fa abbiamo avuto dei genitori che hanno avuto modo di manifestare il loro dissenso e hanno fatto impropriamente, come abbiamo avuto modo di dire in quell'occasione, delle affermazioni, il quale noi ci siamo premurati, non potendo fare altro che stigmatizzare o comunque ribadire che chi proferiva certa affermazione ovviamente se ne assumeva la responsabilità. Ovviamente davamo anche in quel contesto la disponibilità a chi era chiamato in causa e non era presente in studio, appunto, a poter utilizzare questo strumento, questa trasmissione, per puntualizzazione o rettifiche di questi argomenti che sono stati trattati. Benvenuta la dottoressa Antonella Panarello, buonasera, grazie di essere qui con noi, dirigente scolastica della Vittorino da Feltre. Sì. Come stiamo? Bene, a posto. Come dovremmo? No, ho detto così, stavo cercando di fare gli onori di casa, diciamo. Bene, no? Stavo cercando di fare gli onori di casa, diciamo. Ecco. Allora. Argomento questo del dimensionamento scolastico che appunto si è chiuso in queste ore. Beh, sì, semi chiuso. Diciamo che diciamo, ecco, ormai c'è una cucitura, uno strappo, ma questo ne parliamo. Tutti di cucitura, strappo. No, stavo dicendo si è chiuso alla regione siciliana. Sì, no, dico, ecco. Ma è tutto questo comunque una cucitura, uno strappo, poi magari ne parliamo un attimino dopo di questo argomento. Va bene. Non è allora sicuramente tutto quello che abbiamo visto scorrere in questi due mesi il massimo, dalle più parti che hanno cercato di come dire, far fronte a una situazione che comunque, al di là dell'emergenza, dico, della Pascoli, necessitava di un intervento davvero serio da un punto di vista del bene della città. Quindi tanto fumo per niente, tanto rumore per nulla. Delle parti, delle controparti e su così su questo via. Siamo d'accordo, sì, che ci deve essere un intervento più incisivo. Un intervento anche con un taglio, come si è detto tantissime volte, territoriale. Allora, se preferiamo parlare di questo argomento, visto che già lo stiamo toccando, lo facciamo tranquillamente. Chiedo scusa, come ristabiliamo. Sì, tutto scaturisce da quello. No, tutto scaturisce da quello, noi ci siamo sentiti. Certo.
certo. Telefonicamente. No, ci siamo sentiti telefonicamente. Mi hai chiesto ovviamente di utilizzare lo spazio anche per puntualizzare quanto impropriamente, certo, probabilmente, no, o nei termini non certamente idonei, è stato esternato qui da alcuni, da alcuni familiari, diciamo, alcuni genitori. Allora, prego. La mia chiamata in causa ormai è talmente scontata. Non era nominale comunque questa. No, dico, era scontata, nel senso che avendo fatto trascorrere anche delle settimane... E credo che questo giovi. Che giovi un po' a tutti, anni, perché diciamo, così ognuno... Non credo che la gente si occupi, ecco, molto di questo fatto, però visto che è uscito fuori vogliamo un attimino, ecco, chiarirlo oppure rettificarlo, come hai detto tu, anche se decisamente c'è molto poco da rettificare. Allora, il 30 gennaio sì, mi pare che è andata in onda una trasmissione dove quattro genitori della Gobetti peroravano giustamente la loro causa in merito al dimensionamento, sforando però su atti di denigrazione diffusa. Per cui è stato detto, per esempio, che io ho dato un appuntamento a una persona che non mi sono fatta trovare perché la scuola era chiusa. Ecco, questa, diciamo, più che una rettifica, ha il sapore di una cosa da macchietta, nel senso che chiaramente la scuola era chiusa perché era sotto Ferragosto, il nulla osta era stato già firmato da tempo, io ero in ferie prima della chiusura, ecco, dei prefestivi durante la settimana di Ferragosto e anche dopo, e il nulla osta era già firmato, per cui quando la persona in questione ha avuto modo di ritornare a scuola l'ha trovato pronto. Fa molto sorridere che si possa, diciamo, utilizzare una cosa così banale, stupida, per perorare una causa. Sarebbe stato meglio usare altri sistemi molto più costruttivi che questo. Si è parlato di atti di bullismo in maniera anche alquanto poco chiara, contorta, con un linguaggio anche molto basic, ma, diciamocelo così. E per quanto attiene la nostra scuola, come tutte le scuole, pensare di dire che il bullismo non esiste è pigliarsi in giro. Il fenomeno del bullismo è un fenomeno che si è purtroppo diffuso da 15 anni a questa parte, perché le ragioni, insomma, non le vogliamo dipanare certo stasera, sono di carattere pedagogico e anche di tipo sociologico e di un avanzamento di una società che forse non tiene più conto del rispetto dell'altro, ma soltanto della prevaricazione, se vista in un certo senso. Se vista invece come un disagio, allora il bullismo in effetti è una, come dire, sorta di disagio che nei ragazzi esce fuori, soprattutto nel momento dell'adolescenza. E alcuni hanno utilizzato anche questa azione denigratoria, che nella nostra scuola ci sono atti di bullismo grave e così via, altalenanti, poco chiari, anche perché bisognerebbe andare a prendere nomi e cognomi, dire i fatti, riferire, dire delle cose, ecco, molto precise e non andare sul vago. Ma io invece vado sullo specifico, perché per esempio da noi ci sono tanti altri ragazzi che provengono da altri istituti e che a sua volta hanno avuto atti di bullismo in altre scuole, ma certo lungi da me nel puntare il dito alle altre scuole. Noi dirigenti scolastici sappiamo bene di che cosa stiamo parlando, e questo lo dico perché anche con il collega Turrisi, con il quale c'è un buon rapporto, così come in tutti i dirigenti della città, abbiamo appunto chiarito telefonicamente un impasse di questo tipo che si trova davanti a noi, che può creare delle divisioni anche immotivate. Infatti il collega mi ha proprio detto che, insomma, si discostava da quel tipo di intervista, dal modo in cui era stata fatta, dalle frasi che erano state utilizzate. E infatti io di questo lo ringrazio, perché lui ha appunto detto che queste persone si sono presentate da sole, non rappresentando l'istituto appunto Gobetti, ma solo la parte genitoriale. Spero la parte genitoriale, diciamo, come dire, meno diplomatica, che possa esistere in città. Per quanto riguarda altre frasi, ecco, un po', ecco, eclatanti, quelle poi cominciano a colpire la persona in questione.
La scuola deve essere libera da progettualità politiche che vorrebbero favorire la Vittorino con le amicizie. Si parlava del dimensionamento. Io l'ho guardato bene il video, ho preso degli appunti, giusto? Non potevo venire qua in maniera sprovveduta come hanno fatto i quattro dell'Apocalisse. E quindi questa frase, insomma, lascia anche il tempo che trova, cioè che io abbia degli interessi politici fa veramente ridere. Che si guardasse bene in città chi opera secondo interessi personali di carattere altamente politico. E poi quale sarebbe stato il vantaggio per noi come istituto comprensivo della Vittorina da Feltre ad essere accorpati con la Gobetti, che è una scuola di periferia? Cioè, lo dicono insomma loro stessi quella sera, questa è una scuola di periferia. A noi non interessava avere diciamo questo tipo di realtà. Sarebbe stato più opportuno avere degli altri plessi che stanno nella nostra zona e a questo scopo ti darò una carta dove insomma si evidenziava una prima idea di razionalizzazione di questi istituti comprensivi. Per quanto riguarda ancora, rincarando la dose, si è anche detto la Vittorino è un ambiente scolastico dove c'erano insegnanti di un certo livello che tenevano classe, dato che c'era una presidenza di un certo livello a tenere banco. Cioè, ma fa ancora una volta sorridere che questa persona possa utilizzare un linguaggio a volte naif, a volte poco accorto e a volte direi anche inadeguato, perché tenere banco è più tipico di un linguaggio da casino, non lo so, sarà un lapsus freudiano, non saprei. Ma in ogni caso sono molto contenta che in città ci sia qualcuno che possa valutare un dirigente scolastico. Questa è una cosa che ci conforta parecchio tra noi dirigenti, anche perché dire che la Gobetti ha il fiore all'occhiello francamente non disturba me, perché se me lo dice una persona, ecco, che possa avere le capacità per poter valutare, abbia competenza all'interno del sistema scolastico, ben venga. Ma chiaramente se lo dice una persona che non è del settore e che non ha conoscenza e contezza dei fatti, certamente, così come essi sono, è chiaro che ancora una volta pone l'accento su quanto possa essere stucchevole ancora una volta parlare di un problema delicato come quello del dimensionamento attraverso altri sistemi che non sono, diciamo, quelli più ortodossi. In ogni caso, di quello che fa la Vittorino io potrei fare un elenco di cose infinite, ma non è questo il motivo per cui sono venuta qua. Cioè, a me non serve fare l'apoteosi del mio operato o di dire tutte le azioni di carattere didattico, formativo, gestionale, della sicurezza, creazione di ambienti nuovi, aula magna creata a costi zero, senza PON perché non erano stati trovati all'interno della scuola quando mi sono insediata l'anno scorso, perché io ho soltanto un anno di permanenza alla Vittorino, questo sia chiaro per tutti. È chiaro che un dirigente scolastico per ottenere dei risultati ha bisogno di almeno 3 anni, e questo è un concetto che voglio chiarire alla città. I 3 anni sono i 3 anni del contratto che noi facciamo, che riguarda i contratti degli incarichi, e dentro questi contratti noi andiamo a scrivere ciò che andiamo a migliorare all'interno dell'istituzione e come, con quali mezzi e con quali fondi. Io ho lasciato una scuola a Niscemi che tutti possono dare testimonianza di come l'ho lasciata. La collega che è subentrata mi ha detto grazie, quando veramente c'è umiltà, quando si opera per il bene della scuola, non ci si attacca alle scuole, non si reputa opportuno dire che quel plesso è mio, quel laboratorio è mio, quella cosa è mia, quei genitori sono miei. Non esiste questo nella pubblica amministrazione. Noi siamo dei dirigenti di una pubblica amministrazione e lavoriamo per il bene del posto in cui ci troviamo. Oggi ci siamo, domani non ci siamo. Quindi il nostro lavoro è tarato su questo, non certo sull'immobilismo, non certo sull'appropriarsi di luoghi e di persone. Per cui insomma io avevo preso appunti di tante altre cose e come altra frase, diciamo, un po' particolare, ce n'era un'altra riferita da un altro genitore di questi quattro che si sono presentati, dove praticamente
asserisce dicendo che non accettiamo i provvedimenti calati dall'alto né questi poteri forti a favore di un istituto ormai destinato alla morte, la Vittorino da Feltre, anzi la Feltre lo aveva, aveva usato come dicitura. Quindi questa è la frase che è stata utilizzata. Io credo che insomma i calatini abbiano coscienza di distinguere bene insomma, quali sono realmente le problematiche da discutere e quali invece sono da tralasciare alle mani degli sprovveduti. In questo senso quindi io mi sentivo di prendere un po' le frasi che erano state dette, lasciando spazio all'intelligenza di una città che spero abbia ancora capacità e voglia di superare gli ostacoli attraverso anche nuove forme di confronto che non possono essere quelle della ribellione continua, che non possono essere quelle ostative ogni qualvolta si prende un'iniziativa, che non possono essere quelle che sostituiscono gli apparati della pubblica amministrazione, i dirigenti scolastici, perché altrimenti se mescoliamo i ruoli allora non c'è più motivo qua di discutere. Se tu sei qui seduto e stai conducendo una trasmissione, è chiaro che non puoi stare al posto mio. Quindi il ruolo è una cosa che va definita e rimane tale, ma va anche rispettata, cosa che purtroppo in città non si è data ampia dimostrazione. Però vorrei parlare invece del dimensionamento. E per parlare del dimensionamento che non si è attuato, perché poiché è uscito fuori attraverso, diciamo, una forma di, come dire, una gravidanza quasi isterica, ecco, chiamiamola così, gravidanza isterica. Perché quello che ne è venuto fuori in realtà non è un piano ragionato, è vero questo, ma è anche vero che è il risultato di tante parti che non hanno permesso un ragionamento sensato. E vengo un po' a spiegare, ecco, sinteticamente, quello che è accaduto in questi 3 anni. Allora, noi dobbiamo partire assolutamente con il dimensionamento del 2011. Nel 2011, io qui infatti ho esattamente tutti i nomi di coloro che erano presenti a questa, diciamo, azione, ma poco importa, chi è stato presente lo sa, non è il caso. E attraverso questo dimensionamento del 2011 che cosa accadeva? Gli istituti comprensivi, che allora erano 4, non avevano i numeri per essere considerati istituti, in quanto allora la legge, nuovamente a contenzioso tra Regione e Stato, prevedeva che insomma, le scuole avessero almeno 600 alunni. Questi istituti non li avevano, quelli che erano presenti in città. Ed esistevano 3 circoli didattici, anche i circoli didattici per obbligo nel 2011 dovevano trasformarsi in istituti comprensivi. Erano 2 azioni che si potevano fare e non si potevano fare, nel senso che questa azione di dimensionamento poteva benissimo attuarsi attraverso delle fusioni. Questo non è accaduto per delle ragioni di carattere politico, in quanto tutti sono stati accontentati, ma nessuno nel tempo ha potuto constatare la bellezza di questo ragionamento o di questo risultato. Per cui io per esempio ho qui davanti proprio il dimensionamento di quell'anno. Abbiamo la Narbone che prende per esempio, togliendo il terzo circolo, il plesso dei semini, amoroso, perché in effetti i numeri erano bassi e passa a 945 alunni. Abbiamo l'Arcoleo, ma non ci sono dei dati, non so perché, non dipende da me, il provvedimento è così. La Vittorino da Feltre invece che cosa aveva? Quello che aveva adesso, e in più, ecco, gli è stato dato Granieri. Ecco, soffermiamoci su Granieri. Cioè, questa nostra scuola nel 2011 non ha avuto nulla. Aveva 600 ragazzi, ok? Numeri abbastanza stretti, e gli è stato aggiunto Granieri con un numero di 37 bambini. Se noi calcoliamo che a Granieri i bambini
Intanto sono in tutto 37, ma ci sono due pluriclassi. E quando io dico pluriclassi, chiaramente parlo di una classe dove ci sono i bambini di prima, seconda e terza, e un'altra di quarta e quinta. In tutto ci sono per classe 15-16 bambini, in un'altra 18, ok? Perché nei posti di campagna questo è ancora possibile. Ma questi bambini non vengono nel nostro istituto, non formano una classe di quinta elementare, perché nella pluriclasse di terza, quarta e quinta esce un bambino di quinta elementare. E dove va il bambino di quinta elementare di Granieri, secondo voi? A Mazzarone, no? Quindi noi abbiamo preso come grande gratitudine da parte dell'amministrazione Granieri, che, ripeto, con tutto il rispetto per la realtà, che io voglio dire sto cercando di venire incontro con i mezzi che ho e con quello che si può fare quotidianamente, anche con la realtà, ecco, critica che viviamo dal punto di vista finanziario, cioè non ha spostato i numeri di questo istituto. Invece in qualche altro istituto che ho appena menzionato li ha spostati di parecchio, anche perché da una zona nord si è estesa a una zona sud, quindi noi parliamo di una Narbone che sta a nord, centro storico, e che prende nel 2011 il plesso dei Semini, incorpora l'Acqua Nuova, prende il terzo circolo. Tra l'altro la collega del terzo circolo è una mia carissima amica di Piazza Armerina, che è tornata dove appunto fu perdente posto e tornò felicemente a Piazza Armerina. Poi abbiamo la Gobetti. La Gobetti anche lei aveva i numeri bassi, 529 è scritto qua, e quindi passa poi ad avere dei bambini. Però qui le cose migliorano, nel senso che gli vengono concesse una quantità numerica di bambini di scuola elementare molto più elevata, perché abbiamo la Goballone che ha in tutto 142 bambini, poi abbiamo l'ospedale che ha numeri, guardate, l'ospedale ne può avere 30, ne può avere 60, sono numeri che variano, fanno parte dell'organico ma sono variabili, quindi diciamo che si fa un calcolo ipotetico delle presenze in ospedale quando si fa l'organico. Con questa operazione si sposta, quindi poi abbiamo uno spostamento anche da parte di questo istituto, cioè non basta stare in periferia alla Romana con la scuola elementare con quasi 400 bambini tra elementare e infanzia più la Govallone 142, ma necessita di spostarsi in un altro territorio che di territoriale non ha assolutamente nulla, e stiamo parlando del plesso San Giuseppe. Qui non si contesta solo il discorso del costo del plesso da parte dell'amministrazione, che sono fatti che riguardano l'amministrazione, qui si parla di una realtà che è ingarbugliata. Abbiamo sempre detto e continuiamo a dire che dobbiamo parlare di territorialità, ma allora siamo onesti, cerchiamo di mantenere questo concetto in maniera permanente e sempre. Quindi giustamente si è spostata un istituto di periferia al centro, ma perché spostare dei bambini che appartengono a quel territorio al San Giuseppe, quando ci sono tre istituti, l'istituto Arcoleo, l'istituto Vittorino da Felt e la Montessori, tutti e tre vicino nello stesso territorio? Queste non sono cose abbastanza comprensibili, secondo me. E poi c'è anche l'aggravante che, per poter portare queste classi là, l'amministrazione deve pagare un budget di un certo tipo, anche oneroso, che non è riuscita a mantenere, ma questo succede già da prima di questa amministrazione, questo fitto passivo, denaro che è di tutti i cittadini di Caltagirone, voglio dire, quindi che poteva essere speso invece per migliorare, che ne so, alcune aule in alcuni plessi di alcuni istituti che necessitano di avere un po' più decoro. Adesso è uscita questa legge sul decoro, quindi speriamo, insomma, il prossimo anno di usufruirne, però dico, allora poteva farsi questa azione, oppure usare lo scuolabus. Perché pagare un istituto quasi in forma privata
Quando in realtà si tratta di scuola pubblica, e se noi prendiamo i dati, e sono tutti qui, valutabili, voglio dire, si tratta di 5 classi, dove si trovano classi con 11 bambini all'interno della classe. Quindi non stiamo parlando di cose eclatanti, in un territorio limitrofo ad altre scuole, quindi nel plesso ex Omni vi si trovano sia la sia i bambini quindi dell'infanzia che dell'Arcoleo, appunto, che i bambini della scuola media. Anche questa è un'altra cosa che non riesco a capire, nel senso, non lo so, qualcuno me lo spieghi. Però a parte, diciamo, la provvisorietà dei lavori, non riesco a capire come mai permangano ancora all'ex Omni. Questi non sono, ecco, discorsi che vogliono essere o pro e contro, ma sono discorsi concreti della realtà. La Montessori allora invece come istituto rimase così com'è, già aveva un numero abbastanza notevole di bambini, ma c'è questo taglio sbagliato, cioè ha un numero elevatissimo di bambini di scuola elementare. Noi parliamo che la Montessori aveva già una cosa esorbitante di 700 alunni di scuola elementare, quindi doveva creare anch'essa un istituto comprensivo. E si continuò a farlo prendendo un pianterreno della San Domenico Savio, dove noi siamo al primo piano. Noi abbiamo 8 classi di scuola elementare al primo piano della San Domenico Savio e 2 classi dell'infanzia in 2 aule, che certo non hanno lo spazio che possono avere altri istituti a cui sono state destinate location proprio per i bambini della scuola dell'infanzia. Vedi il lago Ballone, vedi la Verga, anche mia figlia è andata alla Verga, ma quelle hanno un'impostazione di scuola dell'infanzia. Io ho 2 sezioni dentro 2 aule del primo piano, e ciò non bastante, abbiamo il condominio con le 8 classi della Montessori. Anche queste non sono cose che hanno un senso, perché non lo possono ritrovare anche sulla conduzione diciamo della vita quotidiana della sicurezza. Cioè non riusciamo a fare un piano di sicurezza che sia veramente sicuro, perché se succede una qualche cosa si è responsabili tutti e due i dirigenti scolastici. Ci sono in gioco parecchie cose che chiaramente chi non è nel settore non le può intendere. E infine poi abbiamo la Pascoli, che allora aveva 506 bambini, non rientrava nei 600, nei 600 come ecco, lotto numerico, e che diventa un istituto comprensivo. Ma capisco bene che 2 istituti comprensivi, visto nello stesso territorio, poi portano al risultato finale. Quindi creare 2 istituti comprensivi vicini nello stesso centro storico chiaramente avrà avuto le sue conseguenze poi nel percorrere di questo tempo. Ora, tornando ai fatti di oggi, noi qui abbiamo, se vuoi lascio anche a te così puoi guardare, ecco, contezza della realtà. Noi abbiamo praticamente una situazione di questo tipo. Giorno 11 novembre sono stata contattata dall'amministrazione comunale nella persona dell'assessore alla pubblica istruzione, è scritto anche qui l'11/11/2014, per San Martino. Sono stata convocata alle 9 circa. Beh, si sperava in un buon vino, ma qua la botte mi pare che non si è non ha maturato abbastanza. E quindi dico, quella mattinata noi siamo stati convocati a ruota dall'assessore allora, e ci fu presentato questo tipo di ipotesi di piano di razionalizzazione. Allora il piano, che era fondato su 1, 2, 3, 4, 5 istituti, ruotava intorno alla linea dei 750-800 per istituto. E se guardiamo bene, se ci fosse modo di guardare questa proposta, non era così malvagio alla fine. Era abbastanza bilanciata. Il mio istituto, per esempio, aveva giustamente la San Domenico Savio tutta, poi aveva
i semini, perché sta nella zona sud della città, e appunto la media, la centrale, cose diciamo sensate. Poi invece la Narbona aveva crociferi, acqua nuova, più la zona centrale, voglio dire, prendeva un po' tutto il centro più importante del centro storico. E poi avevamo l'Arcoleo, che prendeva l'ex Omni, che voglio dire, ma quando si ragiona, è normale. E quindi poi magari, ecco, la Gobetti si spostava, lì i ragazzi che ha attualmente, quei pochi che ha comunque della media, noi ne abbiamo 71 del corso indirizzo musicale, e invece l'ex Omni ha l'infanzia. E poi si passa alla Montessori, che manteneva Verga, Autonomia e qualche altra cosa. E così via anche la Gobetti, che andava a 786. Questa era stata una proposta. Evidentemente, dopo di me, sono stati chiamati anche gli altri dirigenti nella stessa mattinata, e con loro c'è stato quindi diciamo uno scambio di idee. Non so che piega abbiano preso quello scambio di idee, ma di certo i risultati si sono visti immediatamente nel giro di pochi giorni. Sommosse di genitori, raccolta di firme a destra, raccolta di firme a sinistra. Quindi noi poi ci ritroviamo con l'amministrazione che sicuramente da questo punto di vista non è diciamo riuscita a mantenere posizioni ben precise, cercando di dare anche motivazioni e spiegazioni del perché. Perché più volte qui sono venute anche altre persone dove dichiaravano che appunto era giusto fare un piano razionale, territoriale e quant'altro, e che io infatti condividevo in pieno, perché non questo risultato finale non era certo quello più ottimale neanche per me, figurarsi. Infine faccio vedere questo prospetto, sempre del 11-11, l'assessore, per poter fare quel piano, aveva raccolto i dati delle scuole. Da questi dati delle scuole si può comprendere perché io continuo a dire che siamo l'istituto più penalizzato di tutta la città. Ma non lo dico perché mi voglio lamentare, ma perché insomma credo che un po' di onestà intellettuale tra i calatini spero che ancora ci sia. Per quanto riguarda la Pascoli, noi possiamo dire che la Pascoli ha 400 bambini di scuola elementare, non ha molto vinto con la media. Per quanto riguarda la Feltre, noi abbiamo ereditato, non è che li abbiamo perché siamo incapaci o non ce la facciamo, questo genere di storielle le raccontiamo a chi ci crede. Noi abbiamo 193 bambini in tutto di scuola elementare. Poi ti spiego che cosa significa questo. Poi abbiamo la Narbone, che ha intorno ai 400-348. Poi abbiamo l'Arcoleo, che con la Fisigara ne ha 521 di alunni di scuola elementare. La Montessori ne ha intorno ai 700. Non so dove metterà i bambini della media, magari per strada poi. Anche per questo sono cose insensate, perché non basta avere un tot numero di alunni per essere vincenti e prendere in giro gli altri. Poi bisogna trovare gli spazi, perché se io ho un sacco di bambini di scuola elementare non sono vincente come istituto comprensivo. Lo spirito dell'istituto comprensivo è nato secondo quella benedetta legge che smantellò la scuola media, per far partire il percorso formativo del bambino dai 3 anni fino ai 13-14, anno in cui appunto finiva l'obbligatorietà della scuola, anche se poi è stata elevata ai 15 anni con tutto quel marasma tra la scuola media e la scuola superiore, di quello stacco dell'anno dell'obbligatorietà formativa, mentre per arrivare poi alle ultime leggi dove appunto ci dice che l'obbligo formativo è fino a 18. Questo per dire quanto sono ignorante in materia. Per quanto riguarda poi, per esempio, la Gobetti ha 462 alunni, ho finito, 462 alunni di scuola primaria. Quindi chi è che ha meno alunni di scuola primaria? Ma non ripeto perché non ho lavorato, intanto io sto qui da un anno, quindi io ho trovato un'eredità, ma pur parlando di chi mi ha preceduto, il problema nasce da quello che ho spiegato poco fa, cioè dal dimensionamento del 2011. Cosa è stato affidato a questi istituti? Al mio nulla, ripeto, ho già parlato di Granieri. Se io non ho 2-3 classi di scuola
elementare, di quinta elementare, come penso di portare avanti la scuola media? Allora questa scuola, la Vittorino da Feltre, che era la scuola della città, ha fatto storia, tutte le generazioni vi sono entrate da circa 70 anni a questa parte, tra virgolette, io in questo anno ho svuotato un ambiente dove ho trovato reperti storici degli anni 50, nella mia stanza c'è pure una pergamena firmata a Scerba, per dirvi che non dico fesserie di quanto sia stata una scuola nodale e centrale della città, ma è stata soffocata, letteralmente soffocata, perché se non escono due, almeno tre classi di scuola elementare, di quinta elementare, non si può pensare di proseguire con l'istituto di scuola media. Finora ha resistito perché la scuola media comunque è rimasta una scuola di riferimento e i genitori, a prescindere dai circoli, dagli istituti, hanno scelto di iscrivere i bambini per svariati motivi, perché non sono io il tipo che si mette a elogiarsi, e non è certo perché ho 1000 iPad o 1000 software. Io gli iPad li ho lasciati a tutti anni scemi, con tutti i FESD che ho fatto girare a 100.000 euro l'anno, FESD e PON, più 350.000 euro con FESD finale e PAD per tutti. Ma se è necessario dirle le cose nei contesti giusti, a questo punto devo imparare a farlo anch'io. Quindi, perché la vera formazione a scuola non è legata a questo, a quello, allo scoop, allo show, no. La vera formazione, con questo concludo, è legata alla personalità del bambino. E per personalità del bambino non possiamo più svilire tutto attraverso la digitalizzazione, tutte queste forme di gioia che vengono date e che transitano come qualcosa di pregevole. La realtà è prendersi cura del ragazzo come ti arriva, con la sua personalità, sia che sia un ragazzo che ha delle difficoltà, dei disagi, che è vittima di bullismo o che è lui il bullo. Perché noi siamo un'agenzia pedagogica, noi non siamo la scuola che si svende o il dirigente che va cercando genitori a destra manca. Noi vogliamo che la scuola sia un centro per i giovani, perché diventino uomini, e questa è la cosa più importante, saper vivere, non saper dimostrare. Avrei finito la mia ringa, quasi quasi mi faccio avvocato. Non ti ho interrotto, però. Vabbè. Va bene. Io ti ringrazio per lo spazio che mi hai dato. Hai detto tutto tu, sì, sì. Credo che quello che hai detto ovviamente tocca la sensibilità anche di altri, quindi per quanto mi riguarda ovviamente siamo qui, diciamo, a dare lo stesso spazio a chi ce lo chiede. Sicuramente. Perché credo che stasera c'è stata una ringa molto articolata. Però con dati. Va bene, voglio dire, con nomi e altri. Nomi non ne ho fatti. Uno l'hai fatto. Cosa ho fatto? Il tuo collega Torrisi. Ho nominato perché siamo in buoni rapporti. Oddio. Siccome altri sto attento, nomi non ne ho sto fatti. Attento. Gli altri sono soltanto interpretativi. Chi ha orecchie da intendere, sensibilità. C'è chi ha capacità di parlare e c'è chi non ne ha. Perfetto, io voglio dire, quindi mi rivolgo così alla platea. Perfetto. Perché la gente che ci ascolta non è cretina, okay. Per cui anche se i nomi non sono stati fatti, non ha importanza. Come dico nella trasmissione del giorno 30, assolutissimamente è stato fatto il nome della dottoressa Antonella Panarelli. No, è stato individuato, il dirigente scolastico della Vittorino da Feltre non è batte la peste, Antonella. Si può identificare facilmente. Ho detto così. Però possiamo concludere, penso, qui senza ulteriore. Sì, ma voglio dire, io per ribadire alcuni concetti che già ci siamo detti. Quella sera mai è stato fatto il nome della dirigente. Vabbè. Anzi, io per allargare lo spettro ho parlato dei dirigenti. Vabbè. Di gente, per generalizzare, per non essere un discorso personale. Ho cercato di fare questo qui. Ci mancherebbe. Tu hai fatto la... Ho cercato di fare il mio lavoro, certo. Diciamo, cercando di non... Ora, tu stasera... Soprattutto se sei impreparato a quello che magari persone ti vengono a dire, è normale. Non mi permetto, ma neanche per quello che hai detto tu sono voluto intervenire, ma perché non è materia mia, diciamo. Io ti avevo... Hai avuto la bontà di darmi un foglietto con dei dati. Ma io poco fa ti ho detto, guarda, ripeto, che parlerò di un paio di cose. Ti ho detto no. Non è materia mia, voglio dire, io... Qui faccio veramente il maggiordomo, diciamo, ecco, quindi per chiudere, nel tuo dire stasera hai fatto nomi,
altri nomi non hai fatti, ma erano come se l'avessi stesi qui davanti a tutti. Per cui mi corre l'obbligo, come così detto precedentemente, che restiamo qui a disposizione. Siamo in democrazia? Siamo qui a disposizione. Tutti vengono a parlare? Quindi date spazio anche a me, forse? Te l'abbiamo dato. Ok, quindi non aggiungiamo altri commenti, se possibile. Ma questo non attiene né a te né a me. Se c'è qualcuno che avevamo vuole, completato. Se c'è qualcuno che vuole comunque, dopo questa puntata, puntualizzare. Ma sì, ma ne avrai, figurarsi. Ma non lo so. Ne hai avute, ne avrai. Non ho detto, non è detto, non è detto. Tanto grazie. Come è andata? Intanto le iscrizioni come sono andate? Lo vedremo. Ah, fermo. Seduta, fermo, fermo, sì, fermo. Sì, sì, sì. Come sono andati i numeri? Li avete ancora non è il momento questo. Ah, quindi non l'avete chiusa ancora? No, ancora no. D'accordo, grazie alla dottoressa Antonella Pennarello, in bocca al lupo, buon lavoro. Mi stai rovinando il microfono, stai fermo, attenzione, devo chiudere la trasmissione, siamo in diretta. No, devo salutare. Grazie alla dottoressa Antonella Pennarello, in bocca al lupo per la reggenza dell'Istituto Vittorino da Feltre e anche a tutto il corpo docente che so. Reggenza. No, non reggenza, reggenza, dirigenza. Dirigenza, pardon. Chiedo venia. Grazie. Pausa pubblicitaria, arriviamo subito dopo con l'onorevole Gino Ioppolo. Ci vediamo dopo.